i giovedì dell'Astra, da quest'anno anche i mercoledì dei classici, oggi 10 maggio si chiudono i giovedì, con un restauro importante con la Cineteca di Bologna, la Cineteca in viaggio che da Bologna arriva alla Federico II e Alain René, primo lungometraggio Hiroshima Mon Amour 1959, presentato a Cannes insieme ai 400 colpi, un'annata davvero importante per la storia del cinema. Cannes è attualmente in corso e ci piaceva ricordare appunto questo 1959 con un grande capolavoro. Un restauro impegnativo, un restauro che ha visto appunto impegnati più enti, come sempre succede per i grandi restauri, ma che poi è avvenuto tecnicamente nel laboratorio dell'immagine ritrovata di Bologna, a partire da varie copie, con un'attenzione molto forte, del motivo per cui tenevamo a vederlo stasera in sala, in chiusura anche di questi appuntamenti del giovedì, che vogliono portare nella sala dell'Astra grandi classici, film che hanno circolato difficilmente nelle sale, approfondimenti come nel caso di Manhattan su un regista attore come Woody Allen. Appunto stasera però tenevamo a vedere sul grande schermo nuovamente, il restauro è stato fatto nel 2013, ha circolato anche nelle sale italiane, ma tutto audiovisivo, molto attento alla copia d'epoca del film, con la supervisione di un grande direttore della fotografia come Renato Berta, e con appunto il restauro del sonoro secondo la volontà di Alain René. Perché è particolarmente importante questa dimensione del restauro audiovisivo fedele alla copia d'epoca? Perché è un film, questo, importante anche perché girato in due versanti: la discontinuità del montaggio, una discontinuità fotografica, geografica e anche in qualche modo narrativa, è una discontinuità che ha portato anche diverse modalità di relazione con le immagini tra la parte girata in Giappone e quella girata in Francia. Un restauro appunto anche sonoro che vede protagonista la musica di un compositore italiano, Giovanni Fusco, che ha lavorato tanto con Antonioni, e che in questo film dà prova di aver seguito l'intento di René, che era appunto l'intento di creare una composizione audiovisiva a cavallo tra memoria e oblio, dove questo film ci insegna che dobbiamo ricordare, anzi ci ricorda che dobbiamo ricordare, ma vuole anche, nell'intenzione di René, in qualche modo dirci che il passato va anche lasciato andare per poter vivere. Lo vediamo felici di chiudere con questo film i giovedì, che hanno visto appunto la Federico II come Feducultura, la Cineteca di Bologna, di partecipare ad un'iniziativa che appunto fa tornare tanto cinema nella sala da condividere tra università e città.